Chiamo Davide Tutino del Comitato Liberazione Nazionale. Si sa- okay. Anche lui si sta rendendo protagonista di iniziative molto importanti da insegnante, visto che la scuola è uno degli ambienti più martoriati. Aggiungo, perdonami Davide, no, non volevo prendere troppo tempo, sono chiacchierona, perché Alleanza Italiana Stop 5G ha anche un osservatorio scuola molto importante che si occupa già da tempo, quindi a prescindere dal 5G, del problema dell'elettrosmog a scuola, e chiaramente nel tempo ha ampliato il suo raggio d'azione, visto che si va molto oltre la questione tecnico-sanitaria, che già è abbastanza pesante, ma ora si inizia a parlare davvero di transumanesimo, che è purtroppo una realtà già palpabile nelle scuole. Quindi mi fa molto piacere che ci sia qua Davide, abbiamo degli amici in comune anche se non lo sai, quindi mi fa piacere conoscerti. Vi ringrazio, io anzitutto, eccomi, sì, sono qui e credo che siamo qui per qualcosa prima ancora che contro qualcosa. Noi siamo qui per il rispetto della integrale della vita umana e per, lo tiro un po' più così, okay. Per un rispetto integrale della vita umana e anzitutto di quell'aspetto della vita umana che è la ragione, il ragionamento che ci ha già spinto nel corso della nostra storia, della storia del nostro diritto, a comprendere che occorre anzitutto parlare di scienze, di tecnologia, attraverso un principio semplice, che è il principio di precauzione. Il principio di precauzione vuole semplicemente che non si metta in atto una tecnologia di cui non si conosce, che potenzialmente è molto nociva, e qui sappiamo che più che potenzialmente già ci sono studi importanti. Io non farò finta di sapere chissà che su questa tecnologia, ma farò finta di sapere ciò che so davvero, cioè che se noi non mettiamo in atto il principio di precauzione, che è un principio semplice, ovvero non sperimento sulla popolazione, ma questo è già desueto perché sappiamo che sta avvenendo a tutti i livelli, se io sperimento sulla popolazione ho grandissime probabilità di fare danni, e qui queste probabilità divengono quasi delle certezze, nel senso che alcuni danni sono già noti, mentre i vantaggi di questa tecnologia sono anch'essi noti, ma non vanno nella direzione di un miglioramento della vita di ciascuno di noi. Perché è chiaro che sono contento anch'io che mi connetto ed è tutto più veloce, per carità, sono contento anch'io, ma se questo è il prezzo del controllo, io non sono disposto a pagarlo. Se io devo pagare con i miei abbonamenti la velocità del mio carceriere, questo prezzo non sono disposto a pagarlo. Se questa è l'aria condizionata che dovrebbe rinfrescare le nostre estati, allora preferiamo una vita un po' più tiepida, diciamo così, all'aria aperta, all'aria sana. Ma questo è un principio normale, umano, ciò che è normalmente ragionevole non lo è più. Perché? Perché appena tiri fuori un principio di ragionevolezza semplice, diventi un mostro. Perché, ad esempio, io parlo un attimo di una cosa che sembra lontana, se non dispiace, io non so quanti minuti ho, ne prenderò diciamo tre, perché non so chi c'è dopo, allora sarò veloce. Allora, anzitutto, noi siamo nel pieno di una militarizzazione totale della società, e se non ragioniamo in questi termini non capiamo questi strumenti, che le guerre che stanno avvenendo e si stanno combattendo non sono altro da questa guerra.
sono il frutto di una militarizzazione della società di cui il lasciapassare la tessera per vivere è un'espressione emblematica. Qui ci sono gli obbedienti, lì ci sono i disobbedienti, qui ci sono gli inclusi, là ci sono gli esclusi. Significa il diritto a vivere diventa una concessione a vivere fin tanto che obbedisci al potere, e gli strumenti di controllo per questo sono esattamente quelli che stanno potenziando attraverso questa roba qui. E o lo comprendiamo o lo alimentiamo. Abbiamo due possibilità: o lo comprendiamo, allora forse possiamo contrastarlo, o in realtà lo alimentiamo. Dobbiamo scegliere da che parte stare. E quando ci dicono che la guerra è quella che ci indica il padrone e noi rincorriamo il bastone lanciato dal padrone, io non posso non riflettere che veramente io lo grido qua: viva l'Ucraina libera, viva la Russia libera, viva l'Italia libera. Al tempo stesso dico: non c'è un russo che abbia detto che io sono un sorcio, non lo conosco, non c'è un russo che abbia, ma il governo italiano lo ha detto, non c'è un russo che mi abbia minacciato, ma il governo italiano mi ha minacciato, non c'è un russo che mi abbia torturato, ma c'è il governo italiano che ci ha torturato, non c'è un russo che abbia sperimentato su di me un farmaco, veramente neanche il governo italiano ci è riuscito, ma vorrebbe. E allora tentiamo di non inseguire il bastone che lancia il padrone, ma di comprendere ciò che davvero dobbiamo fare insieme e di accettare il fatto di essere ridicolizzati. Io sono ridicolo, qualcuno mi chiama professore, non sono più un professore, sono mezzo professore in questo momento, ma soprattutto la cosa di cui sono contento è che insieme a voi sono un uomo, e che anche uno senza il lasciapassare, un uomo, anzi soprattutto uno senza il lasciapassare, un uomo. Grazie.